Ma diciamo, non esattamente. Su questo io posso dire anche questo. Lui diceva spesso, dice, tra gli ebrei ci sono quelli che assolutamente non vogliono sentir parlare dei tedeschi e ci sono quelli anche, a quell'epoca diceva anche come il nuovo Stato di Israele, accettano che i tedeschi diano macchinari, eccetera, come è successo a livello statale, ma anche di sfruttare queste tecnologie, queste cose perché ci possono aiutare. Proprio per ragioni di lavoro, cioè per la nostra tipografia, io sono andato con lui, a volte è venuta anche la mamma, Daniel non credo sia mai venuto, a Düsseldorf, dove c'era all'epoca, cioè tutt'oggi, una importante fiera di macchinario grafico e che succede ogni 4 anni e noi ci siamo andati 3 o 4 volte per comprare macchinario. Non erano necessariamente macchine tedesche, perché poi lì diciamo, esponevano macchinari fatti anche da tutto il mondo, anche se quelle tedesche hanno la rinomanza di essere importanti. A quell'epoca non c'erano ancora le macchine giapponesi che ci sono oggi. Però ecco, si andava in Germania a comprare macchinario, quindi diciamo ancora sicuramente c'era, però diciamo c'era la volontà di superarlo, dice se ci è utile andiamo lì e... Guarda.